Buongiorno da BTV News. Oggi è il 25 maggio ed è San Beda il Venerabile. Oggi si celebra anche la Giornata Mondiale dei Minori Scomparsi, istituita dall'ONU nel 1983. I numeri sono drammatici. Dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 2020 si contano 136.884 denunce di scomparsa di minori, di cui 43.655 di nazionalità italiana e 93.229 di nazionalità straniera. Di questi, circa il 50% quelli mai trovati. I dati più preoccupanti riguardano i minori stranieri non accompagnati, divenuti ormai un vero fenomeno sociale. Quanto all'età, la fascia più numerosa va dai 14 ai 17 anni ed è legata sovente ad allontanamenti volontari, a fallimenti scolastici, a dissoluzioni familiari, mentre preoccupa la scomparsa dei bambini, specie se associata a fenomeni migratori che occultano traffici illeciti, dall'acquisto del minore su commissione allo sfruttamento sessuale fino al trapianto di organi. Sono situazioni estremamente variegate, in prevalenza gestite dalla criminalità, che occultano realtà agghiaccianti. Alcune sono rese note come fatti di cronaca, vendette familiari, commercio e tratta di minori, sequestri di persona. Altre restano nascoste dal limbo grigio di una realtà spesso impenetrabile. Ci sono casi di scomparsa legati al mondo della rete, a situazioni di adescamento online o di estorsione e sfruttamento sessuale, tenuto conto che nel tempo è sempre più lungo che ragazzi e bambini trascorrono davanti agli schermi di PC, tablet e smartphone.